Premesso che la società con comunicazione dell'8 ottobre 2015 ha avviato la procedura di cui agli articoli 4 e 24 della legge 223 del 91, che interessa la totalità dei lavoratori occupati presso lo stabilimento del Legnano. Durante la fase di esame congiunto sono intervenuti alcuni incontri tra le parti, in data 3 dicembre 2015 si è seguita la predetta procedura di mobilità con la sottoscrizione di un accordo in senso dell'articolo 4 della legge 123 del 91 che prevede l'avvio della convocazione di mobilità dei lavoratori interessati. A seguito di tale procedura, in ragione delle condizioni indicate dal citato accordo, la società risolve rapporti di lavoro intercorrente con il lavoratore. Pagamento del 50% del importo netto complessivo di cui la precedente causa 3 viene erogato con disponibilità alla sottoscrizione del presente verbale mediante assegno bancario intestato al lavoratore tratto sulla banca, l'unione della banca. Pagamento del 50% è chiuso dell'importo netto di cui la clausola 3 di si è chiusa la vicenda del dottor Fischer, sinceramente non con soddisfazione né dei lavoratori né delle organizzazioni sindacali, ma visto il perdurare dell'apertura della procedura e 60 giorni di occupazione della fabbrica, i lavoratori erano anche stanchi e intimoriti del fatto che la fabbrica avrebbe chiuso, avrebbero perso la mobilità e neanche qualche euro di integrazione, e alla fine è stato siglato un accordo di chiusura dello stabilimento con un'incentivazione di 20.000 euro lordi a persona. Non è un accordo sicuramente bello, non è un accordo soddisfacente. La CGIL, noi, io non l'ho firmato perché non firmiamo accordi di chiusura aziendale anche a fronte di, specialmente a fronte di 4 spiccioli, ma non c'erano alternative e i lavoratori, in maniera molto realistica, piuttosto che non prendere neanche i 20.000 euro, hanno deciso di dare mandato all'RSU di siglare l'accordo per prendere i 20.000 euro. Situazione peraltro per me comprensibilissima da parte loro. Rimane il dramma dell'ennesima fabbrica chiusa, che non sarà neanche l'ultima di questo territorio, perché purtroppo abbiamo parecchie vertenze ancora in corso in altre aziende.